Una guida diversa da tutte le altre. La guida alla riscoperta delle radici italiane è un volume che si rivolge agli italiani all'estero, a chi l'Italia l'ha lasciata tanti anni fa e a chi ne ha sentito parlare solo nei racconti dei genitori, dei nonni o dei bisnonni. Questo testo, la sua prima edizione, è dedicato in particolare a quattro regioni. La Puglia, terra di coloro che l'hanno curato, i fondatori dell'associazione RAIS, e anche la Basilicata, l'Abruzzo e l'Emilia-Romagna. E parla a chi ha voglia di rivedere e riscoprire la propria terra di origine, di storia, di cucina, di feste e tradizioni. 4 milioni, solo i pugliesi sparsi in tutto il mondo. La nostra idea si era quella appunto di creare una nuova offerta turistica per gli italiani residenti all'estero e quindi abbiamo pensato di creare una guida in cui non ci sono degli itinerari, degli elementi che possono permettere ai discendenti italiani di conoscere e approfondire la propria cultura d'origine. A promuovere l'iniziativa la Direzione Generale per gli Italiani all'estero della Farnesina e l'Ente Nazionale per il Turismo. La guida sarà pubblicata in 3 edizioni. Italiano-inglese, italiano-spagnolo, italiano-portoghese. Una guida, insomma, che fa fare le esperienze, non racconta semplicemente una mappa geografica, ma porta le persone ad incuriosirsi sui vini, sul cibo, sulla strada che hanno percorso i migranti, sul perché se ne sono andati e su questo mal di Puglia che viene quando si sta fuori.